febbre da esordio. Il Gubbio è pronto ad ospitare la matricola Pineto venerdì sera alle 20.45 al Barbetti. La società ha innestato nel motore 13 volti nuovi, allestendo una rosa sempre guidata da un veterano della categoria come mister Piero Braia. Abbiamo lavorato tanto, l'organico è buono, c'è da finirlo, ora arriverà un paio di persone di sicuro, poi vediamo. Quello che è stato fatto un conta più, onestamente un conta proprio più. È chiaro che abbiamo delle aspettative addosso dopo il campionato precedente, però io ho visto la formazione l'altro giorno, ce n'era 8-9, perciò è tutto da verificare, è tutto da vedere. Il tutto in un girone, come sempre, altamente competitivo. La Carrarese si sta rinforzando tantissimo, Lentella, Cesena, la Spalle solite, quelle che l'Ancona, quelle che si sono mosse di più e meglio sul mercato. Però in C non vince sempre chi di solito c'ha il nome o altre cose. Vince chi si cala di più nella realtà della categoria, quelli che hanno più fame, motivazione, le solite cose che diciamo tutti gli anni. Bisogna solo crederci, questo è importante. E tra le avversarie ci sarà anche l'Arezzo, di un altro esperto timoniere come Paolo Indiani, con Braia che si prepara così alla sfida in panchina, tutta in salsa toscana. Io lo conosco da una vita, io allenavo la Colligiana e lui Certardo, pensa a te da quanti secoli è che ci conosciamo. Gli auguro il meglio anche a loro, come lo auguro per noi, questo è poco ma sicuro. Speriamo che poi alla fine noi arriviamo davanti a loro.